Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo intrapreso insieme questo percorso dove cerco di consigliarvi e di spiegarvi qualche tecnica, qualche nozione sul mondo della cinematografia, sul mondo della tecnologia. E c'è una cosa che a me preme tantissimo, far capire a chi comincia le nuove generazioni o a chi assolutamente può essere soltanto curioso di capire cos'è e come funziona questo. Questo che cos'è? Nel gergo comune questo è detto chuck e si utilizza sui set televisivi, cinematografici, indipendenti e in produzioni medio, grandi ed enormi. Questo è uno strumento di lavoro e non è un simbolo di professionalità del fatto che si stia facendo un film. Purtroppo troppo spesso e troppe volte vedo persone scimmiottare il fatto che un chuck è sinonimo di cinema, un chuck è sinonimo di professionalità. Partiamo dal presupposto che questo non si chiama chuck, ma si chiama slate in inglese, ed ha due funzioni fondamentali su un set cinematografico, ossia è un marker, e vi spiego ora adesso che cos'è, ed è un sincronizzatore. Andiamo alla cosa più banale che si vede fare, ossia questo gesto qui. Quando si fa questo gesto qui, questa botta secca di due pezzi di legno, perché questo è composto da due pezzi di legno, questo tono è un tono che nelle bande delle onde sonore viene visualizzato come un picco. Mentre quando una cinepresa registra questo movimento, questo è soltanto un fotogramma e quindi il montatore può sincronizzare molto più semplicemente audio e video contemporaneamente. Questo perché molti potranno dire, sì vabbè, ma oggi esistono i software che in automatico sincronizzano audio e video. Ancora qualcun altro può dirmi, sì ma oggi si attaccano i microfoni direttamente all'interno delle telecamere. È tutto vero, ma attenzione, quando il livello di professionalità si alza e quindi c'è bisogno di un livello qualitativo dell'immagine sempre più elevato, si chiamano professionisti per i vari settori. Cosa significa? Ci saranno un gruppo di professionisti che si occuperanno dell'immagine e un gruppo di professionisti che si occuperanno della parte audio, che lavorano completamente in modo indipendente l'uno dall'altro, quindi non si collegano mai se non al momento della marcazione, ossia prima di girare una scena tutti quanti devono stare a delle regole molto basilari che permettono l'identificazione facile della scena da parte del montatore. Come funziona questa identificazione? Beh, abbiamo sul chuck fondamentalmente poche caselle che sono davvero fondamentali, oltre produzioni e direzione e cam da quell'altro lato, che stanno a semplicemente spiegare e ricordare che tipo di lavorazione è, chi è il regista, chi è l'operatore o il direttore della fotografia. Abbiamo dei campi che servono a segnare delle cose specifiche. Allora, il primo da questo lato qua, ora questo è un chuck completamente distrutto che io conservo come trofeo, perché è stato il primo chuck che io comprai che ho praticamente sfasciato e distrutto, infatti attaccato col fil di ferro. Non c'è bisogno che questi strumenti costino decine di migliaia di euro se non hanno un obiettivo specifico. Sui set si autocostruiscono con plexiglass e legno. Io lo comprai perché mi ritrovai in un negozio dove li vendevano, ero piccolino, lo volevo comprare e poi alla fine per circa 10 anni l'ho sfruttato lavorativamente fino a che non si è spezzato e da allora ce l'ho conservato come una piccola reliquia perché sono cresciuto con lui. Ora vi spiego quali sono i campi fondamentali. Vi ho detto che questo è un marcatore. Quando si gira una qualsiasi scena, il primo fotogramma della cinepresa deve essere questo, ossia il chuck in campo, così. Perché il montatore, quando prende i file, o quando prendeva la pellicola all'epoca, quando oggi prende il file, il primo fotogramma che deve visualizzare è il chuck, perché deve sapere quella scena che cosa corrisponde. In questo caso deve sapere che nel primo riquadro, che è fondamentale, sta a selezionare il roll, ossia il rullo in inglese. Oggi il rullo non esiste più perché prima si andava a rullo di pellicola, oggi possiamo scrivere tranquillamente scheda, quello è il concetto. E si numerano sì, dalla 1 alla infinito. Sui chuck dei set cinematografici molto spesso si vedrà la scritta A001, A002, A900. E quello è la consecuzione della nomenclatura delle schede della camera. Ora, perché A00? A e poi il numero, perché A sta per camera A. Quando si gira con più cineprese contemporaneamente si avranno le schede A con il numero, B con il numero, C con il numero, e qui verranno segnate
le schede al momento su quelle cineprese. Quindi mettiamo che stiamo girando sulla scheda numero 1, sarà la A001, in caso la seconda macchina B001 e così via. Così facendo sappiamo che quel file si ritrova in quella precisa scheda. Ora, non servirà tanto al montatore quanto all'edizione, ossia un altro professionista che serve a mettere insieme tutte le informazioni che provengono dal set, che poi fornirà un foglio, un report che si chiama bollettino di edizione al montatore, dove ci sono segnate tutte le scene girate e ad ogni scena, ogni numero corrisponde alla propria scheda. Allora il montatore sa che quella scena che gli serve sta nella scheda 20, va a prendere la scheda 20 e prende quella scena lì. Quindi è tutto un sistema per riuscire ad avere ordine nelle cose. Poi abbiamo il numero della scena, in questo caso era la 711 di qualche progetto che abbiamo fatto, e poi c'è il take, ossia quante volte quella scena è stata ripetuta. In questo caso è stata ripetuta 4 volte. Quindi ogni volta che viene fatto una scena, ad esempio 711 1, 711 2 e quant'altro. Quindi questa qua è la ripetizione della scena, questo è il numero della scena e questo è il numero della scheda. In fondo abbiamo il campo per la data, segnare se la ripresa era in interno o in esterno, se era giorno o notte, se era sincronizzata oppure no, l'inquadratura. Insomma, lo slate, il chuck è uno strumento di lavoro, non è un simbolo del cinema, lo è diventato naturalmente perché lo si trova tutt'oggi sui set, perché tutt'oggi viene utilizzato il chuck. Anche con le altre tecnologie. Oggi abbiamo cineprese che si sincronizzano in automatico con i registratori audio grazie al timecode. Ma anche quello può fallire. Sono stato su dei set anche importanti dove il timecode poi in post-produzione è fallito, c'era qualche numero che sballava. Allora, per essere sempre sicuri, oltre al chuck, per esempio, che si possono utilizzare quelli là con il timecode posizionato qua, che grazie a un cavo collegato alla cinepresa ti mostra il timecode della cinepresa. Quindi una volta data la battuta, noi siamo sicuri che comunque sia in audio sia in video, noi abbiamo un punto per poter sincronizzare. Ed inoltre il nostro montatore, ossia normalmente siamo noi, riuscirà in modo molto facile a riconoscere la scena con qualche numeretto scritto con un pennarello su una semplice lavagna. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, spero che queste nozioni siano abbastanza interessanti per voi e che vi possano aiutare a capire un pochino di più come funzionano le cose. Se avete delle domande potete scrivermi nei commenti, sono sempre attivo su tutti i vari social. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.